Benvenuti a tutti, io sono Nena. E io sono Bob. E questo è Parliamo Generico, sigla! Oggi siamo qui con Andrea Orsini, cantatore, one man band, cantante, quello che volete, per parlare un po' della sua carriera. Ciao ragazzi. Ciao Andrea, benvenuto. Grazie. Allora, iniziamo proprio a bomba velocemente. Chi è Andrea Orsini, se lo dovessi spiegare a una persona che non ti ha mai visto, mai ascoltato? Andrea Orsini è un cantante, un polistrumentista in realtà, polistrumentista, cantante, scrittore, arrangiatore, produttore, one man band, romano, sono di Roma. Roma in realtà ci vivo dal 2000, in realtà non sono romano, sono nato a Napoli, quindi diciamo che ho varie origini, ma fondamentalmente sono questo, scrittore, compositore, arrangiatore e ovviamente performer live poi ovviamente. Se potessi fare una distinzione tra quel che è Andrea al di fuori di questo profilo che ti sei andato a creare e il profilo stesso, cosa diresti? Una distinzione, cioè come sono al di fuori, escludendo il contesto musica, come sono? Sì, esatto, se c'è una distinzione che non mostri o che mostri, ad esempio. Ma io in realtà sono un po' un cazzone, non so se si possono dire le parole. Sì, sì. Ah, si può dire, ah, perfetto. Sono un po' un cazzone, cioè nel senso sono uno che scherza molto, sono uno molto poco serio, prendo poco sul serio la maggior parte delle cose che mi circondano, quindi sono uno molto tranquillo e poi sono anche un musicista, eccetera, eccetera. Sono laureato in filosofia, così. Beh, butto lì, non è cosa proprio da poco. L'ho buttata lì così. E cosa ti ha spinto quindi a prendere questo percorso musicale di cantautore, polistrumentista e tutto quello che fai? Ah, il mio percorso nasce alle scuole medie, quando il mio professore di musica vedeva che ero bravissimo col flauto, che fa un po' ride come cosa. Però ero bravo, cioè nel senso che io trovavo orecchio le canzoni, io degli anni 90 si parla ovviamente, trovavo orecchio le canzoni delle pubblicità, trovavo dei pezzetti così, Poi sentivo questa cosa e mandò a chiamare i miei genitori. E gli disse, guardate, fate studiare musica a vostro figlio perché è un talento. Io questa cosa in realtà non l'ho mai saputa, me l'ha raccontata mia madre poi dopo. E i miei genitori mi comprarono una pianola della Casio. Sai, di quelle con le registrazioncine. Ce l'ho perfino io quella. Cioè, sì, conosco perché ci sono passato anch'io uguale. Sì, terribile. Però io ero frustrato da quello strumento, cioè il pianoforte non era il mio strumento principale. Quindi io andavo sempre da autodidatta, così avrò avuto 10 anni, 11 anni massimo. E, no, in realtà ho fatto la primina, quindi forse 9-10, insomma. E quindi andavo, però ero un po' frustrato, imparavo delle cose a orecchio, però non lo cercavo costantemente. Dopodiché l'amore per la chitarra è venuto qualche anno dopo. Rubavo la chitarra a mio fratello, lui si incazzava parecchio. Però poi dopo 2-3 mesi che io suonavo da autodidatta ero diventato più bravo di lui, che studiava con un maestro. Quindi lui poi alla fine mi lasciò l'usucapione di questa chitarra. Diciamo che magari la differenza che c'è stata tra te e tuo fratello è stata la passione. Sì, mio fratello è un appassionato di libri, uno studioso importante. Io sono... mi ha lasciato la musica, diciamo, come fetta da occupare in famiglia. E quindi io da lì poi ho iniziato a studiare chitarra con un maestro, poi la batteria d'autodidatta, il basso, le percussioni, ho studiato con delle insegnanti e ho sempre scritto da quando avevo 15 anni. Ovviamente scrivevo un altro genere perché ero appassionato di new metal, di metal, sono cresciuto con il grunge, con questa roba qui. Diciamo che è cambiato un po'. Un pochettino. Beh, io ho sempre scritto tantissimo in vari generi. Perché mi divertiva tanto, proprio mi divertiva tanto scrivere in vari generi, a volte anche contaminarli, fare delle cose, metterli insieme. Sì, io il primo album che ho fatto è stato a 19 anni, era un concept album strumentale, tipo, che ne so, Scenes from a Memory dei Dream Theater o The Wall di Pink Floyd, però strumentale,
senza voce, che durava un'ora e passa, e che parlava di una... Io, secondo la mia follia lucida, dalle note voi avreste dovuto capire questa storia di questo tizio, un concept diviso in tre parti, perché ero fissato con Hegel, filosofia, e un folle totale. Copie vendute, zero. No, vabbè, no, comunque l'ho stampato, l'ho dato un po' in giro, la gente lo apprezzava. Poi dopo 2 anni ho fatto un altro album, sempre strumentale, però molto fatto bene, prodotto bene, però tipo roba tipo Steve Vai, Gio Satriani, cioè canzoni da 3 minuti che avevano un senso logico, andò bene. E poi dopo feci un terzo album con una band, che era il mio gruppo, mi si su una band che si chiamava The Bullet Fly. Io, vabbè, cantavo, suonavo la chitarra e scrivevo i pezzi. E facciamo questo album rock americano, non strumentale stavolta, tipo Incubus, Perfect Circle, Altered Bridge, sta roba qui, che era una bella bomba. Dopo quest'album partii per Londra, andai a vivere a Londra. Sono stato 6 mesi lì a Londra, mi sono spezzato il braccio sinistro su un autobus, sono tornato a vivere a Roma, sono dovuto fare intervento, c'ho una placca di ferro, una cicatrice enorme. Pensa a te. Stavo notando come è incredibile il fatto che chi suona magari in una band o suona qualcosa di proprio tendenzialmente si allontana da quello che magari ascoltava prima. Io per esempio ho sempre ascoltato metal, ma quando suonavo con i gruppi facevo rock blues, quindi facevo tutt'altro proprio. E mi appassionava di più suonare quella roba là, nonostante io ascoltassi appunto metal, death metal, speed metal e roba del genere. E ancora oggi... Guarda, io penso ci siano 2 motivi per cui questa cosa accade, ma per me, almeno per me così è stato. Il primo è stato il bisogno di avere un pubblico, perché comunque il CD che avevo fatto rock americano era veramente, secondo me era veramente bello, mi piaceva da morire, era fatto molto bene, i ritornelloni, chitarre fatte benissimo eccetera. Poi ovviamente in Italia non ti si incurano neanche se ti metti a piangere Piazza Navona. Quindi questo. La seconda cosa è l'evoluzione, perché ne parlo sempre con un amico, no? Noi prendiamo come esempio Metallica. La parabola dei Metallica è nota, loro arrivano fino al Black Album e dal Black Album cambiano produttore, Bob Rock, e cambiano genere, fanno rock. Beh, quegli album, Black Album, Load and Reload, io li ho apprezzati tantissimo, proprio da morire. Poi hanno fatto una svolta strana con Sentenger e poi sono tornati a fare la roba vecchia adesso da vecchi. E gli ultimi album fanno veramente schifo, un po' pietà. Perché c'hai 60 anni e quelle cose non si possono più fare. Cioè, secondo me, l'evoluzione che tanto hanno criticato i Metallica era quella giusta, di un essere umano, di un musicista. Cioè, tu a un certo punto devi... Cioè, ci si evolve. Non è che fa tutta la vita GGG con la chitarra. Cioè, io almeno penso questo. Difatti, questo è una cosa, un vecchio amore. È una cosa che colpisce comunque tanti gruppi, Tu prima nominavi Dream Theater. Loro sono partiti con una cosa, si sono evoluti, e poi hanno cambiato leggermente... molto lentamente il loro genere fino a diventare quello che è negli ultimi album, che è molto diverso dai primi. È molto diverso, secondo me è un'involuzione, tra virgolette è un'involuzione, perché i capolavori iniziali ho ascoltato The Dream Theater fino a Octavarium l'ho sfondato insieme agli altri CD, esatto. Poi da Black Cloud e Silver Linings, no, che mi pare che fosse quello dopo, se non sbaglio, sì, esatto. E li ho persi abbastanza, ho sentito un paio di pezzi ad album circa, che non erano neanche male, ma erano veramente cose un po' così. Era un po' facciamo l'album. Mi ricordo questa Dark Eternal Night con questi riff inutilmente, diciamo, lasciamola con l'avverbio. Cioè, diciamo che secondo me lo splendore l'hanno avuto con Sins from Memory e con Six Degrees, che avevano dei suoni, delle composizioni assurde. Train of Thought è un album pazzesco pure quello, e già comunque lì erano molto diverse dal primo. Erano le influenze degli ultimi colpi di Portnoy, che si era già spostato e già lavorava con la nuova band. Erano le influenze nuove. Che nei Transatlantic, con chi, esatto, chi lavorava. Esatto, sì, mi sembra di sì. Ma fa pure Sons of Apollo adesso, se non sbaglio, sta pure lui. Sì. Però ecco, io penso che l'evoluzione, cioè io non mi ci vedo adesso su un palco con la chitarra distorta,
Perché io quando ero ragazzo, quando avevo 19 anni, avevo i capelli lunghi fino al sedere. E mi ricordo, suonavo in un gruppo death metal, progressive, eravamo tre, si chiamavano gli Eta Carine, che era preso, è un nome preso da una nebulosa, follia totale. E adesso non mi ci vedrei proprio a fare cose di questo tipo, no, non ce la faccio. Comunque, ti sei evoluto? Mi sono evoluto, sì, ho cambiato modo di scrivere, scrivo in italiano, prima scrivo in inglese, adesso scrivo in italiano e... Cioè adesso mi piace molto quello che scrivo, mi sono anche avvicinato molto a questi generi nuovi, da trap, l'indie, tutto questo elettropop, queste cose particolari, hanno ovviamente un mercato ovvio ed evidente, hanno un loro perché, hanno ovviamente delle cose da dimenticare, cioè tutta i contenuti, la contenutistica e i testi della trap sono veramente delle cose quasi ignobili da sentire, cioè che ovviamente fanno presa. Sì, fanno presa, ma la musica, ragazzi, è economia, la musica, sì. Prende delle fasce, dei target, cioè queste cuffie mia madre non se le compra, mi servono a me, che sono musicista, le fanno per me, capito? Quindi la trap va dai 16 ai 18, dai 13 ai 18 anni, più o meno, speriamo che i 18 anni poi si evolvano e iniziano a sentire delle cose che non sappiano di vomito rancido, Però no, la trap secondo me ha delle bellissime basi. Cioè, delle basi pazzesche. Ci sono dei. Tipo quello là da Supreme. Quello là è un pazzo totale. Fa delle basi assurde. È un folle. A me piace da morire lui, ad esempio. Ovviamente i testi sono. I testi di un ragazzo di 17 anni, quindi non mi ci ritrovo. Però il suo album me lo sono sbranato proprio. E secondo te, se potessi dare qualche aiuto, una persona che vuole seguire le tue orme. Cosa dovrebbe fare? Come dovrebbe approcciarsi? Ma io non glielo consiglierei, perché uno che segue le mie... uno che finisce One Man Band è perché non è stato... Cioè, secondo me non è stato capace di condividere la musica in un modo diverso da quello personale. Cioè, io ho una visione della musica molto personale. Sono un musicista che sta chiuso in casa a scrivere. Scrivere, a suonare, a fare cose. Io, ad esempio... Io penso che il fatto che io non sia, tra virgolette, famoso, ecco, diciamo, non è che sono il più forte del mondo, però magari potrei fare di più. Non è stato così, perché non vado in giro a conoscere persone. Cioè, tipo, sai, ti vai a prendere la birretta con l'amico e parli della Roma. Non seguo il calcio e sono astemio. Fine. Rimango a casa. Capisci? Quindi c'è tutto un mondo, dietro alla musica fatta di note, c'è un mondo di socializzazione che io ho sempre evitato, sia a livello caratteriale, perché sono fatto così di carattere, sia a livello, mi rompo proprio le scatole. Quindi se qualcuno volesse prendere le mie orme, se proprio deve farlo, deve innanzitutto chiudersi in casa in modo monastico, cioè deve scrivere, deve fare un eremita, deve essere più o meno un eremita, sì. Ma vabbè, adesso non è proprio così, cioè diciamo che esco e mi diverto, ma diciamo che non frequento l'ambiente musicale, ecco questo. E poi deve studiare tanto, proprio tanto. Deve studiare tanto vari strumenti, deve studiare tanto i programmi di scrittura musicale, deve studiare canto, deve scrivere. Ottimo. Sì, c'è un bel percorso di studio dietro comunque. Sembra facile, sì. Sembra, sì. Sì, scrivi due cose, fai due accordi, ma non è, sì, così. Sì, cosa ci vuole a scrivere una cosina così? Parlo di qualcosa e sono a posto. Magari. Sentivo un'intervista che hanno fatto al cantante dei giornalisti, là, come si chiama? Oddio, come si chiama il cantante dei giornalisti? Vabbè, famosissimo, non mi viene in mente. Vabbè, li conoscete dei giornalisti? Mi trovi in preparato, cioè conosco lui, però mi trovo impreparato sui nomi. Non è possibile, lo conosco benissimo. Vabbè, comunque mi ricordo che lui disse questa cosa, disse che gli dicevano, ma tu scrivi le hit così, sono delle idiozie, le canzoni che scrivi sono facilissime da scrivere. E lui disse, vabbè, però facete... C'ha ragione. Eh sì. È come dire a una qualsiasi persona che fa, ad esempio, se dicono a Bob, cosa ci vuole a sistemare l'auto? Provaci a farlo. Fallo. Perché, cioè, lui magari farà dei testi scarni, ma incontra sempre una fetta di pubblico incredibile che lui scrive, cioè, nel senso, non è facile incontrare il pubblico. Non è facile per niente. Ci vuole talento, ci vuole un talento di base, poi comunque. Non tutti possono diventare... Non mi viene il nome, però non tutti possono diventare lui. Certo.
certo, no, devo trovare. Comunque, e quindi no, questo. E adesso ci vuole tanta costanza e passione in quello che fai, ovviamente, come tutti i lavori comunque. E cos'è Tommaso che... Paradiso, scusate. Cos'è che continua nel tempo a darti la voglia di scrivere, di fare, di suonare? No, non è che ho voglia di scrivere, è come se fosse una pulsione, no? Una pulsione base, cioè tipo le pulsioni base degli esseri umani: mangiare, bere, dormire e espletare funzioni di tipo organico, tipo andare in bagno. Cioè scrivere musica per un musicista che è nato e cresciuto con la musica e che lo fa da una vita è fondamentalmente la stessa cosa. Cioè lo faccio senza fini particolari, cioè di diventare il più famoso del mondo, cioè di fare proseliti, non me ne frega, cioè non mi interessa. Io scrivo perché ho bisogno di scrivere dei pezzi, delle bombe, no? Cioè ogni volta che scrivo un pezzo voglio scrivere un pezzo che la gente lo sente e dice: ma chi è questo, è fortissimo. Ho proprio bisogno di farlo, mi viene, non ci sto pensando. È una droga, esattamente. È una droga. Eh sì. E quindi ti autoproduci? Sì, mi autoproduco, scrivo tutto da me e mi autoproduco. Faccio tutto da solo. Quindi anche la distribuzione, la pubblicizzazione, non ti appoggi a una casa editrice? No, ho avuto brutte esperienze in passato con case discografiche. Brutte esperienze da non ripetere, quindi... Se si avvicina qualche casa discografica seriamente interessata, con un contratto serio, interessata a fare qualcosa, ok, se no io continuo da solo, tanto a me non mi cambia niente. Cioè io sono stato con un'etichetta che non mi ha fatto fare nulla, sono stato fermo 3 anni, quindi stare fermo 3 anni con un'etichetta e stare da solo, e comunque in realtà io da solo faccio concerti, perché muovendomi io le cose le trovo, preferisco stare da solo. Quindi... meglio solo che male accompagnati, quindi assolutamente sì. Rimani sempre quel one man band e sei a posto, sì. Ma proprio nel vero senso. No, ragazzi, io purtroppo dalla musica inteso in senso la signora delle note, ho sempre avuto cose bellissime ovviamente, ma dalla musica intesa come società, come, cioè nel senso come esseri umani che rivestono dei ruoli e che interagiscono con me, ho sempre avuto delle esperienze proprio devastanti. Cioè, veramente, non vi sto a raccontare, ovviamente, ma devastanti. Molto negative, molto negative. Allora, poi, ascoltandoti, abbiamo qualche canzone che ci ha colpito più delle altre. Ad esempio, su Insetto. Mi domando sempre perché Insetto. Ma Insetto è un pezzo molto autobiografico che parla di bullismo, perché io sono sempre stato il più piccolo in classe, no? Avevo un anno e mezzo di meno, perché io sono nato a novembre e ho fatto anche la primina oltre a questa cosa, quindi era proprio più piccolo. Tu prova a pensare che io entro in una classe e c'è magari un bocciato che è stato bocciato 2 anni, cioè quello magari ha 15 anni e ce n'ho 10, quindi si crea un divario devastante, quindi... Ho avuto problemi a scuola, mi ricordo soprattutto alle scuole medie, è stato un periodo un po' così, un periodo tosto. Non roba da film americano, cioè che te pigliano e te spaccano la faccia, te meno, però comunque roba, sai, di mobbing, o di prese in giro, di rotture di coglioni di questo tipo. E Insetto fondamentalmente è un pezzo molto autobiografico, e, che parla di questo, cioè nel senso... dello spostamento semantico del significato, no? Fa ridere, perché io magari prima l'insetto ero io, tra virgolette, no? Che mi rompevano le scatole, e poi dopo, diventando, scrivendo canzoni e facendo proseliti, no? Magari quelle persone che prima ti infastidivano vengono a complimentarsi o vengono a chiederti delle cose, e quindi poi dopo gli insetti diventano loro. Questa è una cosa divertente della vita, no? Si ribalta, certo, la situazione. Sì, sempre così. E sono soddisfazioni. Sono soddisfazioni, sì. E quindi hai trovato la forza di esternare, scrivere queste cose da una voglia un po' di riscatto, magari? Sì, anche. Sì. Sì, sì. Ma guarda, diciamo che la scrittura di questo tipo di testi, di questi pezzi, non è... Cioè, se tu vai a analizzare le pulsioni... Che stanno dietro questi testi, sono sempre un po' complicate perché ti faccio un esempio. Insetto nasce mentre passeggiavo a Milano. Stavo passeggiando a Milano
E praticamente scusate, ho bevuto la Coca-Cola, quindi è venuto in mente mentre passeggiavo, cioè avevo parlato con la mia insegnante di canto e mi aveva detto: tu dovresti scrivere un pezzo che parla di te, un manifesto. E mi ricordo che la prima frase della canzone dicevi di me che ero spento da sociale, ma è ciò che Dio mi ha dato e a te ha tolto a farti male, cioè nel senso il talento, no? Dio mi ha dato. Mi venne questa frase e mi ricordo che poi tornando sul treno, io porto sempre il computer con me quando prendo il treno, perché è fondamentale, il computer è fondamentale, perché sul treno, soprattutto se c'hai 3 ore, io sono contentissimo perché scrivo le canzoni, scrivo le basi. E sul treno mi ricordo che scrissi la base di quella canzone, e poi ovviamente continuai il testo sempre sul treno. Poi il pezzo in realtà è affinato nel mese successivo, si è affinato. Quindi andando a analizzare quelle pulsioni, non saprei dire, sì, c'è sicuramente senso di rivalsa, ma c'è anche, come ti posso dire, a volte un pezzo lo scrivi perché vuoi scrivere quel pezzo lì, oppure magari un pezzo lo scrivi perché parti da un titolo, voglio chiamare il pezzo in questo modo, poi scrivi il pezzo in base al titolo. Mi è capitato tante cose diverse. Ok, e un altro brano che abbiamo ascoltato tutti e due con attenzione è stato Padre, che da quello che si capisce è un'esternazione di amore verso tuo padre, o almeno io così l'ho inteso. Sì, è un pezzo che ha molto, come dire, molto molto intimo. Mio padre è venuto a mancare ormai quasi 6-7 anni fa, e quindi quel pezzo è un pezzo molto, come posso dire, sì, è un pezzo, è come se l'avesse scritto un bambino quel testo, no? Dice: gioca ancora un po' con me, poi dormirò. Queste cose, sempre molto autobiografico. Le piccole cose che magari qualcuno non ci dà peso perché non ha capito cosa si provi. Sì, è un pezzo, beh, secondo me è uno tra i pezzi più belli che ho scritto, quello. Probabilmente sì. Cioè ho girato anche un video, sì, sempre sì. Da solo, ovviamente, da solo, perché anche, cioè, io sono andato a vedermi il video, molto molto bello, molto veramente sì. Molto bello. Sì, è un pezzo al quale sono ovviamente molto legato. Poi ho scritto anche un'altra canzone che si chiama Fratello. Sì, io scrivo i pezzi era giustamente miliari. Quella guarda. Dopo che volevamo che ti avevamo chiesto. Sì, guarda, vi dico in anteprima che fra poco esce Cugino, no, sto scherzando, esce Zia. Facciamo l'albero genealogico, siamo a posto. Sì. Fratello e padre sono legati, ovviamente fratello è per mio fratello, io ho due fratelli più grandi e fratello è per il primo fratello. E è un pezzo, secondo me, anche quello molto bello, molto molto bello. Decisamente bello. Sì, tra l'altro io avevo scritto la base di quel pezzo, avevo scritto la base, perché mi capita per l'80-90% delle volte di scrivere le basi, cioè di scrivere la canzone, cioè proprio finirla, scrivi strofa, ritornello, bam, e poi di cantarci sopra, di metterci sopra un testo. Mi ricordo che il testo venne quando io andai a trovare mio fratello a Latina, sarà stato 2019 oramai, ero andato a trovarlo così, e così lui mi raccontò delle cose della sua vita, eccetera, così. E io tornando in macchina, perché io scrivo le canzoni, soprattutto i testi, le linee vocali in macchina e sul motorino, perché le risento. Quindi sul motorino, nel casco, metto la musica, e in macchina attraverso la, e quindi molto spesso scrivo. E mi ricordo che la strofa di quel pezzo venne in macchina tornando da quell'incontro, la strofa, se non sbaglio anche il ritornello. C'è proprio il testo. Diciamo che è un modo particolare di chiuderti in te stesso e produrre quello che devi produrre. Sì. Non avevo mai sentito qualcuno che mentre guidava andava a scriversi la sua canzone. Sì, non con la con le mani. Sì, sì, sopra. Ascoltando, certamente. No, perché mi arrestano. magari. No, però comunque è un modo molto particolare, ma è un modo molto intimo, perché comunque tu stai facendo una cosa chiuso in quel tratto di strada dove hai la mente libera e tac, ti si accende la lampadina e viene fuori il testo così. Quindi è molto molto particolare come metodo. Ma guardate, anche Mostro, ad esempio, Mostro è nata in treno,
tornando da Milano. La base era nata da un amico mio a Milano, sono andato a trovare questo mio amico, anche lui musicista. Abbiamo scritto, tra virgolette, insieme, mi pare, abbiamo scritto insieme la base. E poi il testo di Mostro nasce in treno mentre tornavo, e il ritornello di Mostro nasce in motorino. Fantastico. Abbiamo mischiato i due luoghi. Sì, sempre su dei mezzi di trasporto comunque. Quindi te, quando hai bisogno di fare un brano, prendi su, vai a fare un giro, che prima o poi arriva. Sì. L'illuminazione. Sì. Sì, magari sì, c'è sì. Una bella base che un po' che ti gira per la testa, ma sì. Tac, ti serve la lampada, giro in macchina, in motorino, in treno e via. Sì. Poi adesso ho 3-4 basi di cui vorrei scrivere i testi, perché scrivo proprio tanto. Cioè adesso non... No, perché tra il lavoro, le cose, comunque sto curando video, faccio cose, ho dei periodi. Però volendo, se io mi chiedessi solo sulla scrittura, scriverei proprio tanto. Mi risulta facile, quindi lo fai. E invece una canzone come Ego, mi è venuta questa domanda, ma è un'autocritica o è rivolto più a qualcuno? No, è rivolto a un testa di cazzo, sì. Scusate il francesismo, sì, è rivolta a una persona, a una di quelle che nella musica non mi ha fatto bene, ecco, diciamo, non... Una relazione tossica. Sì, una relazione molto tossica, sì, e grazie a Dio poi è terminata. E, sì, ecco, è pure quello, io dico, un bel pezzo, sono tutti qua scritti io, quindi, cioè, è bello, che grazie al piffero, che bello. Ecco, sì, è un bel pezzo, molto bello, suona pure bene, suona anche molto grosso. Sì, volevo sì, scrivere... è vero. Ecco, vero. Ad esempio, Ego dove è nata, ragazzi, ditemelo voi, in motorino. In motorino. Sì, il giro di basso, cioè io, Ego nasce dal giro di basso, e stavo uscendo da casa di un mio amico, e stavo prendendo il motorino, e ho iniziato a pensare a questo giro di basso, proprio così. E siccome da casa del mio amico a casa mia sono 20 minuti, 25, senza semafori, o ce ne sono tre se non sbaglio, erano tutti verdi, non mi sono potuto fermare a registrare il giro di basso, perché io mi fermo e con la memo vocale dell'iPhone registro i giri di basso, e quindi ho dovuto cantarlo in testa per 25 minuti per non perderlo. Stavo impazzendo. Come mi sono fermato sotto casa, ho preso il cellulare e ho registrato il giro di basso. Fantastico. Con la voce. Però a pensare, sì. Se prende un aereo e sta 12 ore in aereo, cosa combina? Guarda, voi ridete. In aereo ho scritto, io non capisco niente. A posto. Ecco, vedi, allora... Stavo andando in Olanda da questo mio amico, Diego, perché lui stava a Roma durante Ego, ma prima Diego stava in Olanda a studiare, e quindi sono andato a trovarlo, e sull'aereo ho detto, ma perché non posso scrivere anche una hit estiva? Ho scritto la base. E il testo e la linea vocale nascono in macchina mentre stavo andando a suonare al centro di Roma. Infatti dice, sono alla guida di una macchina. Non so se l'avete sentito, sì, il pezzo, sì. Dice, sì. Sono alla guida di una macchina, non dovrei stare su Instagram. E esattamente, io stavo sentendo il pezzo e mi capita di fare cose di questo tipo, cioè di cantare la prima frase di quello che sto facendo. Dio, quando mi è capitato pure? Mi è capitato anche su altri pezzi, è capitato questa cosa. Diciamo di fare una crociera magari, allora. Forse l'aereo è troppo corto come tempo, allunghiamogli i tempi. Scrivo una discografia, scrivo. Ma invece dal punto di vista della diffusione dei pezzi, su cosa ti appoggi principalmente? Allora, io vado su TuneCore. Su TuneCore tu carichi i pezzi, carichi le copertine, e TuneCore lo distribuisce a tutte quante le... i cosi digitali. Una specie di Anchor. Anchor sì. È per i podcast. Ah, ok. Quindi sì. È più o meno la stessa cosa. Sì. Io vabbè, sto su Spotify, pubblicizzo maggiormente quello perché ho quello. Ma in realtà sto anche su Apple Music, su iTunes, su Deezer, credo. Sì. Sto dappertutto. Non so, non ci sono mai andato su questi store, però sono principalmente su Spotify. Cioè, su Spotify è il mio store principale, ecco, diciamo. Bene. Allora, sì. Noi ti ringraziamo per aver fatto questa mini intervista chiacchierata su quel che è un po' il mondo dell'autoproduzione e il mondo di Andrea Orsini. Grazie. E... siete stati molto gentili, ragazzi. A te. E vi ricordiamo di lasciare mi piace, iscrivervi e attivare la campanellina per i prossimi video. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.